Buongiorno amiche mie, oggi qua il tempo è bruttissimo, ieri c'era un sole che spaccava pure le pietre, oggi mi spacca la capo, cannitore la capo, questo tempo, cervicale, tutta una serie di salute. Va bene, l'importante è che stiamo bene. Oggi facciamo la, guardate, mi hanno regalato queste cucuzzoni, vedete? Guardate, che cucuzza. Facciamo una bella parmigiana rossa, ok? Ben ripieno. E mangiamo bello fresco. Lo faccio oggi per stasera, perché così lo metto nel forno, si raffredda, si rassetta e ve la mangio tiepida, che è buonissima. Non la mangiate appena calda perché fa caldo comunque. E la facciamo così. Poi vi faccio vedere come la faccio. Facile facile, non è una cosa difficile. Questa penso che la sapete fare tutti. Io vi faccio vedere come la faccio io, bella saporita. Ok? Allora, prendiamo la zucchina, questa la divido a metà, l'ho già lavata. Prendete un bello coltellaccio e tagliatele. Non fine fine, la via di mezzo. Così, no? Così. Poi se non riuscite così, la mettete, io la metto così e la taglio. Così, vedete? Così non ci tagliamo. E le facciamo tutte così. Se volete, le potete fare con la pastella, ma io le faccio farina e uovo. E che saporito! C'è niente da fare. Io mangio saporito. Ecco qua, così fate così. Prendete un bel coltello, cataglia. Questo non c'è bisogno. Facciamo così. E le facciamo tutte così. Io quando tengo un po' di tempo libero vi faccio vedere queste belle ricettuzze. Mi trovate sul canale YouTube Francuzza Bortone perché sto conoscendo tantissima gente su TikTok. Va bene? Stanno provando tutte le mie ricette, stanno piacendo, mi fa piacere. Io appena è possibile che ho un giorno libero vi faccio una bella ricettuzza. Sto lavorando. Un bel lavoro. Sempre con aiuto cuoca. Mi piace di più così, aiuto cuoca. Perché facendo la cuoca serve, c'è una grossa responsabilità, amiche mie. Quindi comunque faccio tutto quello che mi dice lo chef e sto imparando tante ricette che poi ve le farò vedere. Ok? Quindi tagliamo tutto. Quindi ve lo ripeto, mi trovate sul canale YouTube, scrivete Francuzza Bortone e troverete tutte le mie ricette tipiche salentine. Belle, facili, veloci ed economiche. Ok? Quindi oppure andate sulla pagina Facebook, mi trovate sulla cucina, scrivete la cucina di Francuzza, vi iscrivete e così vedete tutte le mie ricette. Ok? Dai, mo' tagliamo queste zucchine e vi faccio vedere come si infarinano tutte queste cucuzze. Faccio imparare pure questa cosa, che mo' ve la faccio vedere. Ora prendete una busta, metteteci la farina. Mettete le zucchine, così ci sbrighiamo prima. Pure a poco alla volta, queste le lasciamo. Facciamo a gradi. La chiudo, belle pulite, le buste. Ecco, le infariniamo tutte quante. Ecco. E le poggiamo tutte sul piatto. Vedete, visto una cosa che sbrigativa? Questa cosa si staccano, poi facciamo così. Poi sbattiamo le uova. Ed è fatto, amiche mie, vedete? A quant'ora?
Qua sta tuonando, Madonna mia, ogni volta, sempre quando arriva il fine settimana, piove. Ora, prendiamo un contenitore, apro 6 uova. Mettiamo un po' di sale. Ho messo già l'olio per friggere. Il sale. Regolate. E poi una forchetta. Si rompono le uova, se si sbatte, bello bello. Questa è la stagione proprio delle zucchine, delle melanzane. Possono fare tanti piatti belli saporiti. Avete visto, no? Come dovete infarinare pure quando fate le melanzane. Mettete tutto in una busta con la farina, l'agitate e nasce, si infarina tutto. Allora, mo prendo le zucchine. Ora ve la faccio vedere da vicino. Ho messo l'olio ben caldo. Ecco, la metto tutta così. E mo le andiamo a friggere. Ok? Andiamo a friggere. Olio bollente. Questa è la pentola che tengo proprio per fare queste fritture così. Ed ecco qua. Facciamo imbiondire da una parte e dall'altra. E poi le giriamo. Vedete, così devono uscire. Olio bollente. Perché poi non è che le dobbiamo lasciare che si cuociano tanto, perché poi le dobbiamo mettere nel forno. Prendete una carta forno, una carta assorbente, le mettiamo dentro e le facciamo tutte quante così. Ok? Sia da una parte che dall'altra devono uscire così. Ed eccomi qua, guardate, ho fritto tutte le mie zucchine. Adesso ho preparato tutto, mozzarella, prosciutto. Avevo anche nel frigo un po' di sugo a bolognese. Guardate qua, metto anche questo. Più mettete, più buona essa. Allora, una pirofila. Vado a mettere il sugo. Faccio così. E mi vado a sistemare le zucchine. Tutte belle infilarate. Belle infilerate, diciamo qui. Poi ditemi i vostri paesi, da dove mi guardate. Ok? Mica se belle. Qua il tempo è fiacco. Non è per niente buono. Poi io prendo la mozzarella, le mani, la sbriciolo. Mani pulite, ovviamente, no? Ci mancherebbe altro, le facciamo con le mani sporche. Allora, mettete una bella mozzarella. Sì, dappertutto, eh? Ok? Poi vado a mettere un po' di sugo, la bolognese. Vicino, così lo guardate meglio. Mettiamo un poco dappertutto così, perché devo fare due strati. Vediamo quanti me ne escono. Un prosciutto,
bello tagliato a fettine così fine fine, vedete un po' qua un po' là. Io ci metto anche due sottilette, esce bello saporito, un po' qua un po' là un po' là, metto un altro. Io la sto facendo adesso così fino a stasera, questa nel forno finché non si fa la patina di sopra, mi direte no? 250 gradi al forno statico, io ce l'ho statico, quindi metto già acceso il forno a 250 gradi e poi lo lascio una mezz'oretta, vedete voi, quando vedo che si fa la se face la se brustolisce ed esubra, non è bruciato. Come faccio a dire? Bello con la crosticina. O spegnetelo, lasciate. Aprite il forno e la lasciate che si rassetta bene. Ok? Questa se la mangiate tiepida. È fuori da capo. Non è bollente, è tiepida. Questa ve la potete portare pure a mare. Bella, fresca. Noi ogni anno ce la portiamo a mare. Amiche mie, ognuno fa una cosa e ci portiamo questa a mare. Poi non ci guardiamo manco, ci alziamo qui. De sulla sedia sdraio. Mi dice, avesse con una panza tanta, madonna mia. Ma sì. Basta che stiamo bene, basta che stiamo buoni. Vediamo, facciamo un bel ripieno. Facciamo. Questi qua, vedete, la parte, i culi, diciamo noi. Mettiamo così, la parte rotonda, vedete, la metto sotto, la parte che ho tagliato di sopra. Quindi, rifacciamo lo stesso riempimento. Un culo della zucchina. No, sì, lo sa lento così parlavo. Voi come dite? Metto una bella mozzarella. Tanto questo è l'ultimo ripieno. Lo possiamo fare pure due. Non so se vi basta. Vediamo. Proviamo. Aspetta, giù mettere la bolognese. Un po' di bolognese, questa mi è rimasta, e la sto consumo così, tanto un poco c'è. Ecco, guardate, c'è ben buona, buonazza. Prosciutto. Se avete la mortadella potete mettere anche la mortadella, però poi esce, c'è già la carne macinata, esce un po', no? Del formaggio, no? Prima non l'ho messo il formaggio, mescerei. Comunque mettetelo al primo strato il formaggio, perché io me l'ho scerrato. Scerrato vuol dire, me lo sono dimenticato. Filetta, eh? Ecco, a posto il sugo, ho messo anche il basilico, ho fatto il sugo bello leggero con il basilico, ecco qua, così, eh? Ecco, e mo copriamo. Faccio vedere tutto il video, poi che esce un po' lungo, vi metto la prima parte e la seconda parte, ok? Per chi mi segue da TikTok.
Invece da chi mi segue su YouTube non c'è bisogno, me lo fa andare tutto intero. C'è bisogno, eh? Ecco. L'abbiamo finito. Pensavo che mi rimanessero, però non mi sono rimaste proprio. Finito. Finite le zucchine, eh? Premo un poco e adesso mettiamo macinato, lo finisco, eh? Lo consumo tutto, no? Bello così, no? Sparpagliatelo. Un caro saluto a tutte le amiche mie che stanno in Svizzera, alla Sicilia, alla Calabria, Napoli. Ti mando un forte bacio a tutte quante, a tutte quelle che mi seguono. Poi metto sta mozzarella che mi è rimasta, la metto sopra. Ah, si vesse pure più buona. Ecco qua. Avete visto? Come facciamo la parmigiana di zucchina? Questa è più buona della parmigiana di melanzana, lo assicuro. Almeno. Come gusto, no? Mi sembra più buona questa. Ecco qua. C'è buonazza. E c'è a fare, guarda. Ecco qua. Mettiamo sugo. Subito nel forno. Formaggio. Amiche mie, che ve lo dico a fare? Facitela che è troppo buono. Eccola qua. Mo' andiamo a infornare e poi ci vediamo più tardi. Ok? Voi intanto cignate con friciti. Ed eccola pronta, amiche mie, guardate che bontà, mamma che bontà. La mia parmigiana di zucchina. Adesso la faccio rassettare un po' e poi vi faccio vedere come è uscita di dentro. Buonissima, no profumo. Guardate. Buonissima. È pronta, amiche mie, è pronta. Ora la facciamo raffreddare, perché questa si deve rassettare. Da quella piccola, metto qua. Oh, guardate che buona, che bontà. Adesso faccio rassettare un po' e poi dopo facciamo il taglio e vediamo come è uscita di dentro. Deve essere appetitosa. Facciamo la prova del taglio, vediamo come è uscita di dentro almeno, c'ha un profumo, amiche mie, mamma mia. Guardate la mozzarella.
Questo è un buon primo e un buon secondo. Facciamo filare sta mozzarella. E voilà. Eccola qua. La mia parmigiana di zucchina. E che dirvi, amiche mie? Fatela, mettete questi ingredienti che ho messo io, provatela e poi mi direte, Francuzza, avevi ragione. Ok? Un bacio con tutto il cuore, mi raccomando, eh. Cliccate, azionate la campanella così vi arrivano sempre le mie notifiche, va bene? Su YouTube. Non vi dimenticate, iscrivetevi sul mio canale YouTube. E la Francuzza vi farà tante bellissime ricette. Ciao, un forte bacione con tutto il cuore. Ciao.